Allora, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Prima cosa, vi siete iscritti al canale? Perfetto. Seconda cosa, avete attivato la campanella delle notifiche? Ottimo. Partiamo con un video che avete veramente atteso in tantissimi. Infatti vi ho riportato un full day of eating su Instagram. La vostra risposta è stata veramente molto positiva a riguardo. E allora mi sono detto, dato che in questo periodo non si può uscire, non si può fare più di tanto, un bel full day of eating, perché non riportarlo ai miei iscritti? Dunque, benvenuti in questo full day of eating. Per primissima cosa, prima di iniziare a farvi un bellissimo explain di quello che è la mia dieta, la mia integrazione e tutto quanto, andiamo a fare colazione perché mi sono svegliato da poco e sto morendo di fame. Se vi state chiedendo del perché ho il cappellino in casa, non chiedetevelo. Ok, eccoci qua, è arrivato il momento di fare colazione, come sapete uno dei pasti più importanti della giornata. Poi in realtà c'è stato un periodo in cui ho smesso di farla e ho aggiunto le calorie che non mangiavo alla colazione ai pasti successivi. Devo dire che mi sono anche trovato molto bene, comunque poi lì è molto soggettiva la cosa. Sempre con MyFitnessPal alla mano andremo a calcolare tutti i macro della giornata per tenere tracciato sia le calorie che i macronutrienti. In questo caso qua davanti, come vedete, ho un po' di cose. Partiamo subito dalla prima cosa che prendo la mattina, ovvero il multivitamino vitaminico, poi tutti gli altri eventuali integratori li suddivido durante l'arco della giornata. Ovviamente le mie mattine stanno partendo quasi sempre con uno shake di proteine, queste due cose marchiate ovviamente Bulk Powder, che è lo sponsor con cui collaboro, tra l'altro trovate qua sotto il link in descrizione. Niente, devo... questo cucchiaio mi perseguita. Trovate qua sotto il link in descrizione, trovate il link per accedere direttamente al sito. Ovviamente ricordo a tutti quanti che se passerete dal mio link mi garantirete una piccola commissione. E ciò supporta tanto il mio lavoro, soprattutto mi permette di portarvi sempre più contenuti. Poi vediamo un attimino questa colazione da cosa è formata. Abbiamo qua i Fruit Loops, i cereali che vi avevo portato in uno scorso video. Questi sono i cereali della serie americana e del latte di cocco. Di solito io faccio così. Un misurino di Bulk Powder dovrebbe essere più o meno 30 grammi. Ovviamente ho sempre a portata di mano la mia bilancia, mi aiuta nei calcoli. 35, meglio abbondare che deficere. Mettiamoci l'acqua. Tra l'altro Bulk Powder in questo periodo, a conoscenza della situazione che stiamo vivendo tutti noi in questi giorni, sta offrendo degli sconti veramente molto interessanti per darci anche una mano sotto quel punto di vista. Passiamo ai Fruit Loops, ne andrò a utilizzare 60 grammi. 100 ml di latte di cocco. Il latte di cocco l'ho sostituito al latte normale perché non mi andava più di berlo. Sto trovando veramente molto bene. Costa un po' di più, è vero, però io uso un trucchetto per risparmiare anche qua. Io di solito lo diluisco con un po' di acqua. Non vi preoccupate, non va a alterare troppo il sapore. Andiamo a versare il nostro lattino di cocco. Tac. Lo sappiamo alla fine che quello che dà il sapore al liquido è tutto merito dei cereali. Questa è la mia colazione segnata su MyFitnessPal. Vi ricordo l'applicazione per calcolarsi tutti i macronutrienti. 379 calorie, 63 grammi di carboidrati, 4 grammi di grassi e 30 grammi di proteine. Una colazione anche abbastanza bilanciata. Buon appetito! Il mio cagnolino si è fatto male, correndo evidentemente, a questa zampina qui, e non riesce ad appoggiarla bene. È uno zampino? Vi spiego un attimino come sta funzionando la mia dieta in quarantena. In questo caso sto andando a fare 4 pasti giornalieri. Non sono più un malato fissato che ne va a fare 10, perché non ho gare in programma. Seconda cosa, quante calorie stai mangiando, Lorenzo? Il mio attuale livello di introito calorico si aggira sulle 2500-2600 calorie, suddivise in 180 grammi di proteine, 280 grammi di carboidrati e 80 grammi di grasso, per creare una situazione di mantenimento. Non andate minimamente a pensare che in una situazione del genere allora bisogna iniziare a fare un cut aggressivo. Perché? Perché si rischia poi di andare a perdere massa magra. Io il consiglio che posso darvi a tutti voi, se volete fare qualcosa, rimanete in una condizione calorica di mantenimento. Il mio focus mentale rimane sempre quello di raggiungere questo quantitativo calorico fin quando non potremo uscire, poi lì si vedrà. Dobbiamo cercare di fare degli allenamenti un po' più attivi, insomma dobbiamo cercare di bruciare un po' più di calorie. Non perdete la motivazione, rimanete concentrati, oramai è solo questione di tempo, questo lockdown finirà presto. Si spera che le palestre riaprano il prima possibile. È inutile dirvi che per supportare questo video dobbiamo arrivare almeno a superare i 3000 like. Quindi ragazzi, impegnatevi, lasciatevi tanti manine col pollicino all'insù e vi porto un'altra versione di Full Day of Eating. Tra l'altro raga, recentemente ho pulito tutto il computer con questa bomboletta di aria compressa. Ovviamente l'ho smontato tutto sotto, io ho tolto la base, pulito tutte le ventole. Da un voltato a meno 140 via ha perso tantissimi grammi. Ora in gioco ci aggiriamo intorno ai 70-75 gradi. Il prossimo passo sarà quello di comprarsi un computer fisso che utilizzerò esclusivamente per editing e gaming quando avrò tempo. Questo computer lo venderò per comprarne uno più piccolo da portarmi in viaggio. Poi nel caso se foste interessati ve lo farò sapere. Venite a trovarmi su Instagram, vi lascio qua il link col quale mi potete trovare e sarete i primi a saperlo. Opla, allora vediamo cosa cucinarci per pranzo.
Eccoci! Pronti per il pranzo di oggi. Allora, cosa andiamo a cucinare in questo pranzo? Ho scelto dei tortellini ricotta e spinaci, che tra l'altro hanno dei valori anche abbastanza seri. Andrò a fare dell'insalata, del classico pollo su piastra. Come al solito, per andare a togliere l'olio in eccesso sulla griglia, utilizzate un pezzettino di carta e passatecelo sopra la padella. In questo modo andrete bene a distribuire l'olio sulla padella e quello in eccesso verrà assorbito. Comunque ho appena pubblicato una foto su Instagram dove Don Matteo spostati proprio, cioè vuoi mettere? Ma guarda qua. Insalatina pronta e ora direi che possiamo pure buttarli dentro. Oh, 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 oh. Mamma mia. Stavo per morire. Ah, ok. Sono andato a farmi 250 grammi di pollo, 200 grammi di tortellini. Questo non è un caffè, ci ho messo dentro l'olio. 15 ml di olio. Ci andrò a mettere sopra polveratina di grana. Non andrò a calcolare. Quando si parla di una grammatura così bassa, è inutile farsi lo sbattimento di stare a inserire o pesarla all'interno della giornata. Nei nostri macro non fanno la differenza. Per ultima cosa, non meno importante, una bella bottiglia d'acqua. In questo periodo è importantissimo bere tanto. Non dovete bere troppo poco, perché se voi bevete troppo poco, il vostro corpo sarà in difetto di liquidi e quindi di conseguenza ne tratterrà. E questo è il problema principale della ritenzione idrica. Ah, un po' di limone sopra la mia insalatina. In questo periodo di quarantena sono tornato a giocare un po'. In questo caso gioco a Monster Hunter. Sto passando da Monster Hunter a Call of Duty. Se magari qualcuno di voi vuole giocare insieme a me, scrivetemi il vostro nickname nei commenti e a che tipo di gioco giocate. Raga, si è fatta una certa. È arrivato il momento di fare merenda. E in questo caso andrò a mangiarmi un biscotto proteico della Wolf Powder. I biscotti proteici sono molto buoni. Tra l'altro da poco sono appena usciti i brownie e vi posso garantire che sono buoni tanto quanto, se non migliori. Comunque, a livello di valori, un cookie sa 290 calorie, 8.3 grammi di fat, 24 grammi di carboidrati e 27 grammi di proteine. Quindi uno spuntino veramente non male. E l'ultimo passo che mi rimane da fare sarà la cena. In questo video avete un esempio di quello che io mangio in un giorno. È chiaro che queste non sono le cose che io mangio ogni giorno. Come poi tra l'altro avete notato, sto usando tantissimi alimenti, perché in questo periodo sto privilegiando veramente tantissimo la flessibile. In questo modo rimango molto più tranquillo a livello mentale sul lungo periodo. Se non si è abituati o non si ha una gara da fare come facevo io, è molto difficile rimanere focus sull'obiettivo. Quando si va a mangiare qualcosa al di fuori della propria dieta si sgrava veramente male. La flessibile la potete fare tutti quanti. Vi dovrete fare ovviamente lo sbattimento un po' di calcolare tutti i prodotti, inserire su MyFitnessPal, lo sapete come funziona. Però posso garantire che sul lungo periodo vedrete i risultati veri. Mamma mia, boh. Comunque adesso torno a giocare. Stiamo scaricando un emulatore, mi dice il mio amico, per la PSP, per giocare al primo Monster Hunter. Ci vediamo direttamente a cena. Ok, finalmente arrivati al momento della cena. Non sono molto ispirato stasera. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo. Io andrò a fare della pasta come fonte di proteine invece. Guarda qua, degli hamburgerini di razza piemontese, 250 grammi, perfetti. E come verdura invece andrò a farmi, ci sono i broccoli che ha cucinato mio padre. Andata per i broccoli. Andiamo a cuocere i nostri hamburgerini. Andiamo a pesare la nostra pasta. In questo caso ne andrò a mangiare 150 grammi. E come al solito i miei 15 ml di olio. Questa dietro di me non tutti sanno cos'è. È la friggitrice ad aria. Un macchinario veramente molto interessante per iniziare a cucinare simil modalità frittura, ma senza aggiunta di olio. Vi basterà fare infatti una cosa molto semplice, a parte acquistarla. Vi faccio vedere. Il mio macchinario si presenta in questo modo, ma ci sono tantissime altre versioni, tipologie e marche. Imposterete la temperatura, imposterete il timer. All'interno avrà un cassone di versa capienza per ogni versione e semplicemente andrà attaccata alla presa, fatta partire. Lei simulerà attraverso la circolazione dell'aria super calda in base a quanto l'avete impostata la frittura. Posso garantire che funziona veramente, un ottimo prodotto, soprattutto se non volete sporcare troppo la cucina e cuocere, perché no, in una maniera diversa. Vi linko in descrizione il link della mia o di una simile più recente e più carina, insomma. I broccoli ovviamente non sono andato a calcolarli su MyFitnessPal. Qua abbiamo sempre 15 ml di olio che andrò a usare un po' sui broccoli, un po' sulla carne e il restante per la pasta. Andrò a metterci un po' di limoncino bello asprino sui broccoli, perché a me piace molto, e aspettiamo ora la pasta. Se vi state chiedendo perché io abbia fatto prima la carne che non la pasta, è semplice, perché sono
ritardato. Oh, ok, ci siamo. Pastina pronta, un po' triste, è vero. Stavolta la mangerò solo con un po' di olio sopra, non mi interessa. Non sono uno che soffre queste cose. Potevo andarmi a fare benissimo un semplice sugo di pomodoro, ma c'ho sbatti. Cioè, sta quarantena mi sta facendo passare la voglia di fare tutto, anche di mangiare e cucinare tra un po'. Comunque, ora vado di là. Ci sono i miei genitori, quindi mangio un attimino in santa pace e noi ci vediamo tra pochissimo. Allora, ricapitolando questa cena, andiamo a prendere sempre il classico My Fitness Pal dove ci segniamo tutto. 250 grammi di carne, solamente 9,6 grammi di grasso. Buono, era una carne abbastanza magra. 150 grammi di pasta, penne rigate de cecco, con ben 103 grammi di carboidrati. Qua vi starete chiedendo tutti, ma perché non dovresti non mangiare i carboidrati la sera? No raga, io li mangio comunque. È sempre una questione calorica. E comunque a quelle sottigliezze ci si arriva solamente quando si capisce per bene il proprio metabolismo e se si è in particolari regimi alimentari. Per concludere, 15 ml di olio. I broccoli non me li sono andati a calcolare. E questa è stata la cena di stasera. Bella raga, ci vediamo nel prossimo video. Io gioco.